Il giorno dopo il concerto di Bruce Springsteen, il sindaco Luigi De Magistris commenta le dichiarazioni del soprintendente ai beni architettonici sull'utilizzo di Piazza Plebiscito ed esprime soddisfazione per l'evento. Ieri sono stato, ho visto tantissima gente contenta, poi è ovvio, si può sempre fare di più. Dico solamente che io non ricordo un dibattito culturale particolarmente acceso in città quando si spendeva 1 milione di euro per far venire persone a cantare. Oggi quei soldi non ci sono e quando arrivano quei soldi vanno destinati a un'altra parte. Allora, in alcune volte si organizzano concerti gratuiti, in altre parti Bruce Springsteen non viene a suonare a Napoli gratuitamente, quindi si paga un biglietto. Il costo del biglietto lo decidono gli organizzatori, quindi bisogna essere onesti intellettualmente. Allora, o dire non si fanno questi eventi, oppure se si fanno a determinate condizioni. Io credo che ieri è stata una giornata storica per la città di Napoli. La prima volta che Bruce Springsteen ha suonato e cantato in una piazza, quella piazza deve essere vissuta, non è un museo, e il 99% delle volte è uno spazio assolutamente libero. Qualche volta capiterà che ci sta un concerto, che le persone verranno a Napoli per pagare un biglietto. Io se fossi stato magari l'organizzatore avrei fatto un prezzo un po' più basso, ma questa è una scelta che non dipende dal sindaco ovviamente, è un auspicio ovviamente per il futuro.